come abbiamo fatto per Licata, noi faremo già una delibera in giunta, non solo che fa la dichiarazione dello stato di calamità, richiede la dichiarazione dello stato di emergenza, ma anche di finanziamento delle opere strutturali, perché io sono convinto che la regione non deve essere la regione mendicante che chiede sempre soldi. Contrariamente, da questo punto di vista, noi abbiamo impresso e stiamo imprimendo uno stile diverso. Abbiamo le risorse. Io, fra l'altro, prudenzialmente, per quanto riguarda il POC, avevo riservato una parte per gli eventi calamitosi, perché è inutile che diciamo che gli eventi calamitosi non sono una previsione. Sono una previsione, perché sappiamo che sistematicamente si verifica, ogni volta non sappiamo dove trovare le risorse. Io ho detto, accantoniamo una parte, quindi noi già la prossima settimana, avendo la prima stima, finanzieremo, quindi è un impegno che assumo anche di fronte al governo nazionale. Dopo la visita mattutina a Ribera, sabato pomeriggio Rosario Crocetta ha presieduto un'altra riunione, questa volta nella stanza del sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola, incontro nel quale il presidente della regione ha garantito il massimo impegno in favore di interventi celeri nell'ambito però del necessario via libera da parte del governo centrale. Il tema più difficile per noi quale diventa? Quello dei danni ai privati, mi riferisco ai commercianti, agli agricoltori. Eccetera, dove il ripristino è chiaro, richiede anche per la normativa, richiede la dichiarazione dello stato di emergenza. Io già ne ho parlato con Curcio, che fra l'altro voleva venire, io lo sentirò più tardi, gli dico che se lui ha altre emergenze è inutile farlo venire qua quando noi non sappiamo, ce la stiamo cavando. Grazie e io mi voglio complimentare con tutti. Appello quello del governatore della Sicilia, al quale ha così replicato il ministro Lorenzin. E anzi, il fatto di essere qui porto ovviamente la solidarietà di tutto il governo, l'impegno di tutto il governo, ho sentito anche il ministro degli interni ovviamente, e credo che come abbiamo affrontato in questi mesi, purtroppo l'Italia ha una serie di calamità non indifferenti, dai terremoti alle alluvioni, e con cui dobbiamo fare i conti, e faremo conti anche con questa. Ci sarà la piena, diciamo, collaborazione da parte dello Stato in un rapporto di leale collaborazione con la Regione, e quindi penso che avremo modo nei prossimi giorni di affrontare in modo tempestivo anche questa urgenza, perché poi giustamente dobbiamo fare in modo che l'economia vada di queste aree vada avanti. Subito dopo la riunione al Comune, Rosario Crocetta e Beatrice Lorenzin sono andati a Muciare per incontrare i parenti di Vincenzo Bono, l'uomo disperso la cui auto è stata ritrovata accartocciata nell'alveo di un torrente.